Allora, questo è il nostro programma. La nostra lista civica, non come quella di D'Amato, fuori da tradizionali intrecci politici, formata da uomini e donne comuni. Non abbiamo cercato Roma, non abbiamo cercato Catanzaro, non abbiamo ministri che presentano i miei candidati. Abbiamo escluso qualunque interferenza del potente di turno che calasse dall'alto e la candidatura a sindaco e la candidatura a consigliere. Non è quindi nella nostra mira la mera occupazione della poltrona. Rigettiamo qualunque trattativa su compromessi e spartizioni. Il nostro vice sindaco rimarrà in carica per tutta la legislatura. Il nostro assessore rimarrà in carica per tutta la legislatura. Ci impegniamo a non lasciare un centesimo di debito, evitando in particolar modo quel fare con quel fare per apparire. Vogliamo scrivere la parola fine al solito scaricabarile, era un debito del passato governo. Partecipazione dei cittadini. Questa sì che mi pare sia una bella innovazione. Inserimento nello statuto della possibilità di un question time ad inizio di ogni seduta di consiglio comunale affinché i cittadini possano direttamente ricevere risposte dall'assise stessa. Sapete cos'è il pericolo? È che si assume un colore giallo nel momento in cui uno lo spaventa. Ma io mi sono talmente spaventato che nemmeno l'intrigio mi è venuto. Caro, hanno, non so, 1000 euro, 2000, 3000, 5000. Bene. Quello che spetta il sindaco io lo accantono, lo metto da parte. A fine anno, durante le feste del Natale, facciamo una bella lotteria. Va bene? Io non voglio quello chiamato impropriamente stipendio ove dovessi fare il sindaco, caro, perché non lo posso rifiutare, per questo lo metto da parte. La stessa cosa per quanto riguarda gli assessori. Nessun gettone di presenza, nessuna indennità, niente, niente, niente. Informeremo la cittadinanza mensilmente su quelle che sono le entrate e su quelle che sono le uscite. Costruiamo nella località di Trento e Trieste un giardino per i bambini, perché l'hanno costruita dove ne Dio, andato a vedere in condizioni ridotte, non ne parliamo più. Che c'è ancora? Me lo la testa. Ah, c'è un signore il quale mi dice di parlare di una cosa che è importante. Noi abbiamo un concittadino che vive, se questo termine può essere usato, in un sottoscala. No, io, Umberto Bartolotti, sono la forza della verità.